Uè ragazzi e bentornati! Oggi andremo a vedere la potenza di tre difensori cecchini, tutte e tre, con l'obliteratore al 130 full perk. Perché gli darò l'obliteratore? Perché è uno dei cecchini più forti del gioco, raga. Guardate semplicemente anche le perche che è possibile metterli. Danni critici, impatto, livello critico e danni critici, elemento fisico, ovviamente l'elemento va a vostro piacimento. Voglio craftarmene tre, dargliene uno ad ogni difensore, buttarmi in questa evacua al rifugio che vedete qui. Perché voglio fare evacua al rifugio? Perché è una delle missioni, diciamo, con il singolo obiettivo più estese. Quindi da solo non è semplice guardare tutti i lati, da solo non è semplice girare intorno a tutto il rifugio quando ci stanno pushando gli zombie, eccetera eccetera. Ecco perché io andrò a affrontare questa evacua rifugio. Ce ne sono due, una con i mini boss e uno senza, però noi ovviamente non ci piace la vita facile, andiamo a farci quella con i mini boss. L'avviamo e vi spiegherò altre due cose in game. Allora, appena ci lanciamo ovviamente dovremo provvedere a difendere da soli tutto l'obiettivo, però sono pochi gli zombie, sono tipo 10 infatti. Molto molto easy. Uno squarcio, una bomba fumogena in teoria. Fanno tutto loro, no? Ciao a tutti ragazzi. Non vi faccio annoiare. Musica di sottofondo, regia, mentre costruisco, please. Adesso non ci resta che aspettare gli spawn e soprattutto mettere le pedane ai difensori. E con calma aspettiamo gli spawn. Ecco qui la tempesta che è arrivata. Non mi ha detto la natura, quindi vabbò. Io nel dubbio comunque avevo già costruito il metallo. Anche perché spero che comunque non ci arrivino all'obiettivo, no? Allora, hanno una bella direzione questi gli zombie comunque, eh? Hanno una bellissima direzione. Possiamo optare per lanciarli tutti qua sotto. Io vi consiglio comunque sempre di metterla a qualche trappola, anche se giocate in solo, specialmente in queste missioni al 128, perché tre difensori comunque non credo proprio che ce la facciano a badare a tutta quella ondata di zombie, no? Diciamo. Comunque, la gas, le gas, io ce ne metto soltanto una a passaggio alla fine, in modo che quelli che comunque passino prossimamente abbiano difficoltà, no? E di qua possiamo continuare coi pugni. E adesso pensiamo anche a questo lato. Questo lato poco dispersivo, voglio dire, no? Qui ho sbagliato. Ok. Li ributto tutti indietro. Perfetto. Comunque il video è incentrato sui difensori. Adesso andrò a mettere tre difensori qua in prima linea. 1, 2, 3. Dopo, se mi cambiano direzione, dovrò anche essere abbastanza svelto a impostare tutto. Quindi te ne ho 300 a te, 300 a te e 289 a te. Intanto magari do qualche riparazione per le streghe, raga, che si sa, è sempre utile. Si parte, raga. 6 minuti. Le trappole che ho messo le avete viste, non sono tantissime. Una gas per spawn. Comunque i nemici sono al 140, io sono da solo. Una mano me la dovrò pur dare in qualche maniera. Rip. Dai difensori, qualcuno sta passando, eh? Conto su di voi.
Bravissimi. Sì, lì mi finiscono sulla scala. Dovrò forse rimuovere quella scala. Facciamo subito qualcosa. Non riesco a picconare, raga, ormai è troppo tardi. Vabbè, lasciamo scorrere così, comunque. Sta andando piuttosto bene. Guardate anche che cosa ho sbagliato. Che cosa ho sbagliato? Ovviamente costruito di metallo e gli zombie mi sono spawnati di natura. Questo mi succede perché la missione non mi ha mandato l'allerta. Non ho capito. È venuto il messaggio alla tempesta. Si sta avvicinando lì. Però non mi ha detto di che tipo era la tempesta. E anche questo è molto fondamentale. La Epic speriamo che lo risolva sta cosa, perché molte volte appunto non ti fa proprio vedere di che natura ti spawnano, di che elemento ti spawnano. Oh, difensori, ce n'è uno lì, eh? Non so se l'avete visto. Lì qualcuno sta rompendo. Cioè, con uno di vita me lo devo fare io qua sotto. Mamma mia. Ok, adesso viene il bello perché hanno cambiato lo spawn, quindi dobbiamo sicuramente andare a dargli una mano. Comunque, già che ci hanno buttato giù, possiamo ricostruire di mattone. Sì, ma arrivo a arrestarvi, raga. Tranquilli. Beh, un po' mi stanno carriando comunque i difensori, c'è da dire. Se non fosse per loro, sicuramente. Lanciamo la torretta. Ah, boh, fa niente. No, possiamo prendere qualche precauzione adesso che non arrivano. Ok, ottimo, ci sono un po' di streghe che rompono, però io vorrei andare a vedere sui miei difensori come se la stanno cavando. Sono ancora tutti e tre vivi, benissimo, grandi raga. Mi avete aiutato un sacco nel momento in cui mi pushavano questi e cambiavano direzione. Comunque senza una gas all'interno del passaggio, dei passaggi principali, almeno una, dubito che sarei riuscito a farcela. Vabbè, ma questo mi toglie troppo, che... Ti rallento un attimo, scusa, boss. Aia. Questa non ci voleva perché ora non posso rianimarmi qua, devo correre velocemente. Vabbè, lo spawn è abbastanza vicino per fortuna. Guardate i difensori intanto come hanno protetto. È arrivato il piccoletto. Fium! Ottimo, questa scena non la taglio. Non la taglio, ve la faccio vedere. GG. Che dite, glielo diciamo un bel GG per Gianna?
Max e Aristotele, i miei difensori, raga, finalmente ce l'hanno fatta a carinarmi una bella missione. Io vi invito solamente a lasciarmi un bel like e un commento con la vostra impressione. Fatemi sapere quale altra sfida vi piacerebbe vedere sul canale, perché ci tengo anche a sapere queste piccole cose. Io spero che, come al solito, questo video vi sia piaciuto, un video un attimo alternativo per stopparci dalla routine di tutti i giorni. Domani arriverà un video bomba, ve lo assicuro. Noi comunque ci vediamo domani. Bella bella!